Sarà brillante. Ellington ha fatto delle cose che molta gente ancora oggi non riesce a eseguire. È stato un pilastro del jazz, vero? Ehi, David! Ciao, Teo! E chi è questo? È un disco dal vivo del grande Duke Ellington, un genio. Un genio? In che cosa? A te piace questa confusione? Questo è jazz, Teo. Ehi, ti ho forse detto di spengere il giradischi? No. Però tu hai spento il giradischi. Sì. Non sarebbe gentile se tu me lo chiedessi invece? Ok, posso spegnere il giradischi? Certo. Grazie. Guarda i calzini. Ah, non sentirti in imbarazzo, succede anche a me qualche volta. Non sono imbarazzato. Per me i calzini uguali sono un'assurda convenzione della nostra società. Allora, è una cosa che hai fatto di proposito? Naturalmente, signore, io non li porto mai uguali. Sai, ascoltavo Duke Ellington quando andavo all'università. Ah, che università ha frequentato? Io la Hillman. E dimmi di te, hai già pensato di iscriverti all'università? Veramente sono già iscritto alla Harvard, Vanderbilt, Stanford e Duke. Resisti, non mi svenire in braccio. Complimenti, hai scelto degli ottimi istituti. Ecco, non li ho scelti io, dottor Robinson. Sono stati loro a scegliermi. Allora, quali di questi hai deciso di frequentare? Nemmeno uno. Non ho la minima intenzione di andarci, perché, francamente, dottore, non credo ai titoli di studio. Neanche tu! Di solito succede che molte persone affermano di non credere nei titoli di studio perché hanno poca voglia di studiare. Io ho dei voti altissimi. Ma che cos'è un 8? Qual è il suo significato? Già! Sì, voglio dire, io ho letto Socrate e lui pensava che la vera sapienza viene dalla pura osservazione del mondo. Dove si trova quel libro? Tu non sai leggere, figliolo. Speriamo che ci facciano un film, allora. Perché non vai di sopra così finisci di fare i compiti? Ma non serve. Qual è il significato dei compiti? Te lo spiego io. Prova a non farli e te ne accorgerai. Ci vediamo, David. Okay. Complimenti per l'idea dei calzini. Allora, se non vuoi andare all'università, quali sono le tue intenzioni? Ecco, ho pensato di passare un po' di tempo a cercare me stesso. E quanto tempo credi che ti ci vorrà? Beh, penso dai 5 ai 10 anni. Dopo tutto quel tempo, oltre a te stesso, dovresti aver trovato una popolazione intera. La cena è servita, signore. Grazie al cielo, la cena è stata trovata. Allora? Che ne dici di lui? Veramente non so se è lui o no, non ha ancora trovato se stesso.